Amici, quest'oggi ci testiamo uno dei soffiatori spalleggiati più potenti al mondo, il Makita EB776TH. Prima lo testiamo su qualcosa di potente, non solo le semplici foglie, e poi vi dico un po' le caratteristiche tecniche di questo soffiatore. L'unica cosa che ci tengo a dire prima di fare il test è che è uno dei 3-4 soffiatori più potenti al mondo. La forza del vento che esce dal bocchettone del Makita raggiunge i 332 km/h. Amici, giusto per avere un'idea di quanto è forte la potenza del vento che esce da questo bocchettone, l'uragano Katrina nel 2005, uno dei più potenti della storia, che si è abbattuto sull'America, ha causato più di 1800 vittime ed aveva, quando ha toccato terra, una potenza del vento di 205 km/h. Qui siamo a 332 km/h, quindi stiamo parlando di una volta e mezza, quasi due volte la forza dell'uragano Katrina. Quindi giusto per avere un'idea di quanto è potente questo soffiatore. Quindi adesso lo testiamo, vediamo un attimo un paio di prove, lo proverò su queste foglie alle mie spalle, su questa strada, e poi vedrò un attimo di buttare delle pigne. Ho preso una busta di pigne, perché come faccio a farvi vedere la forza di questo soffiatore, visto che il vento non si riesce a filmare? Quindi prima lo testiamo con le foglie, poi con le pigne, poi vedo di prendere qualcos'altro, così avete proprio l'idea di quanto è potente. E dopo i nostri test vi dico qualcosina su questo soffiatore a riguardo della scheda tecnica e evidenziamo i pregi e i difetti di questo soffiatore. Quindi iniziamo subito. Allora, il soffiatore è dotato di due bocchettoni, uno rotondo e uno piatto. In questo caso partirò col bocchettone rotondo, quindi quello che lo porta a 330 km/h e oltre. Col bocchettone piatto andiamo anche oltre, quindi è ancora più potente. Però partiamo con quello rotondo, vediamoci prima le basi. Il bocchettone può essere montato in modo molto semplice. Ok, mi avete chiesto di testarlo, io aspettavo che cadessero le foglie quest'anno sono cadute in ritardo, poi l'ho dovuto un po' provare per vedere come andava prima di poterne parlare. Allora, tiriamo l'aria, giriamo sul freddo, qualche pompata del primer, visto che fa freddo dobbiamo avviarlo a freddo, aria aperta. Ha uno strappo molto leggero. Adesso diamo un filetto di acceleratore e siamo pronti. Togliamo l'aria. Come vedete l'avviamento è molto semplice. È impressionante, guardate come abbiamo ripulito la strada. Amici, non so se avete notato la potenza, ma questo soffiatore è qualcosa di impressionante. Una volta e mezza l'uragano Katrina, sentite proprio la forza nel braccio. Quindi sicuramente uno dei difetti di questo soffiatore è che, essendo uno dei più potenti al mondo, ha bisogno di forza. Ormai la forza oggigiorno non serve più a niente, però questo è uno dei rari casi in cui vi serve un po' di forza al braccio, perché effettivamente lo spostamento d'aria vi sposta il braccio per quanto è forte quando accelerate. Sono arrivato a metà, non ho accelerato al massimo, non ho usato il bocchettone piatto, giusto a metà, e ho già fatto largo. Adesso vediamolo con qualcosa di più pesante. Ho preso un po' di pigne, perché altrimenti non riusciamo a capire la potenza. Ok, adesso ve lo faccio vedere buttando un po' di pigne sulla strada. Quindi le foglie se le mangia, adesso vediamolo con le pigne, sempre bocchettone tondo. Siamo pronti!
Anche le pigne le ha spostate con estrema facilità e quindi sì, ha una forza che è qualcosa di impressionante. Adesso lo vediamo in funzione col bocchettino piatto, perché fino adesso abbiamo scherzato. Siamo arrivati a metà acceleratore con la bocchetta rotonda. Adesso monto la bocchetta piatta al massimo. Allora, smontiamo la bocchetta rotonda. Vedete, ha una scanalatura. È molto semplice. Inseriamo la nuova e giriamo. Perfetto. Adesso lo testiamo alla sua massima potenza con la bocchetta piatta. Vediamo di raccogliere qualche altra pigna, perché non ho più niente da far volare. Ecco, c'è un po' di terra, l'obiettivo è sollevare anche la terra. Eh sì, perché con la bocchetta piatta al massimo dell'accelerazione ha una forza che è mostruosa. Siamo pronti. Allora, con la bocchetta tonda, andando piano, io solitamente lo uso anche con una spalla sola, quindi così, senza stare a imbracarlo, lo metto in una spalla e lo uso piano. Quando usiamo la bocchetta piatta, beh, la forza è così impressionante che bisogna usare le doppie bretelle e l'imbracatura centrale, perché ha una forza che veramente vi sposta il braccio. Per manovrarlo io utilizzo entrambe le braccia, perché una sola è quasi difficile per la potenza di fuoco che ha, ovviamente accelerato al massimo. Allora amici, come avete visto, ha spostato pietre, terra, pietruzze, rametti, anche le foglie di quercia sotto l'erba, quindi qua c'era erba che bloccava, ha spostato tutto, cioè è rimasta solo i ciuffetti d'erba, vedete, puliti proprio. Quindi la potenza di fuoco è enorme, stiamo veramente parlando di un attrezzo impressionante. Di questi soffiatori spalleggiati, più potenti al mondo sono 3 o 4, e questo in particolare dei 4 è quello che costa la metà di tutti gli altri. Io l'ho preferito semplicemente per una questione di rapporto qualità prezzo, perché questo lo troviamo a metà prezzo rispetto agli altri. Addirittura l'ho preso su AgriE, e vi lascio il link, ho visto che l'hanno ulteriormente scontato del 8-9%. Se date un'occhiata, mi sembra che questo lo trovate sui 400 euro, non mi vorrei sbagliare, ma comunque sia, anche a prezzo pieno meno di 500 euro è qualcosa di impressionante. La potenza del vento generata sono 332 km orari. La concorrenza, è vero che ci vende un attrezzo che costa il doppio e anche a volte anche più, però sono arrivati a 338 339 335. Ora ovviamente parliamo di 332 335 339 3-4 km orari in più o in meno. Superati 330 km orari, vorrei sapere chi la percepisce. La quantità d'aria che sposta questo soffiatore sono 20.000 litri d'aria in volume al minuto, ok? Riuscite a immaginarveli? 20 cubi da un litro. Avete presente i cubi quelli per l'olio, per i saponi che poi vengono riutilizzati in agricoltura per annaffiare? Ecco, 20 cubi bianchi, quelli con la grata, affilati, li sposta in un minuto. Ora, parliamo un po', visto che effettuiamo questa recensione, vediamo un attimo pregi e difetti. Allora, iniziamo subito con i difetti. Il difetto principale di questo soffiatore, secondo me, è sicuramente il peso, perché il peso di questo soffiatore a secco, senza la pipa, senza il bocchettone, sono 10,9 kg, con il bocchettone compreso a secco 11,8 kg. Però attenzione, questo ha un serbatoio di benzina da 1,9 litri. Ci sono la concorrenza, e qua ci fregano, sì, ti vende il soffiatore che a secco
ecco, pesa mezzo chilo in meno, però poi magari c'è il serbatoio da 3 litri, quindi automaticamente quando fate il pieno pesa di più. I difetti principali di questo soffiatore sono due: il peso e la forza del vento. Quindi abbiamo bisogno di forza, forza per sollevarlo, forza per usarlo, perché è veramente la potenza del vento che genera ti sposta il braccio. Quindi io ricapitolerei principalmente i difetti di questo soffiatore, che poi sono i difetti un po' di tutti e tre i quattro soffiatori più potenti al mondo spalleggiati, nella forza. Ci vuole forza per alzarlo perché pesa più di 11 kg e ci vuole forza per manovrarlo perché 330 km orari deve avere un bel braccio allenato. Poi per il resto vediamo un attimo i pregi. Il pregio principale di questo soffiatore, oltre diciamo la potenza, è un soffiatore 4 tempi da 3 kW, quindi quasi 5 cavalli di potenza, 4 tempi monocilindrico, che ha la cosa principale che io adoro di questo soffiatore è lo zaino, perché è veramente comodo, un'imbottitura niente male, quindi anche se pesa di più di altri attrezzi lo senti di meno. Poi l'altra cosa che adoro di questo soffiatore è il sistema antivibrazioni, quindi vedete ha un sistema di molleggio sia sul lato schiena che sul lato fondo, ve lo faccio vedere di qua, vedete le molle che proprio riducono al minimo le vibrazioni ed è molto molto comodo. Poi ha un sistema di avviamento a caldo e a freddo, oltre ad avere l'aria, quindi noi possiamo girarlo sul freddo con l'aria aperta e riusciamo ad avviarlo anche con temperature sotto lo zero. L'uso che si fa di questi soffiatori è molto vasto, perché ad esempio non servono solo per spazzare via l'erba. Possiamo ripulire tutto il pietrisco lungo le strade, quello che ci fa scivolare. Se c'è una nevicata possiamo aprirci la strada con una potenza del genere, riusciamo a aprirci la strada anche sulla neve. Amici, ad esempio quest'estate avevo a fine estate un'infestazione di cimici asiatiche sotto il tetto di legno di casa mia e ce n'erano centinaia a grappoli. Mi è bastato mettere in moto questo soffiatore e con la forza d'urto li ho ammazzati tutti, quindi con una passata me ne sono ritrovati 300, ho preso una paletta e l'ho buttato, è finita la storia, l'ho eliminati completamente. Ora può essere usato per ripulire le tettoie, le grondaie, ma soprattutto ovviamente viene usato per ripulire durante l'autunno, quando succede questo che avete visto alle mie spalle, quando cadono tutte queste foglie, viene usato per ripulire le foglie di querce, di pini, avete visto, sposta le pigne, sposta tutto. Quindi veramente la comodità e la velocità di lavoro di questo attrezzo è fenomenale. Ora in commercio, vi dico giusto qualcosina, ne esistono di vari tipi, ma soprattutto ultimamente esistono i soffiatori aspirafoglie. Attenzione, non è che non sono validi, però il soffiatore aspirafoglie impiega tanto tempo, quindi va bene per un hobbista che ha tempo da perdere, ok? Ma un hobbista un po' più esigente o un professionista sa bene che per fare un lavoro di spazzare un campo di foglie o quello che volete, l'erba appena tagliata, ciò che volete, volete riammucchiare il fieno, con questo potete fare di tutto. Per fare un lavoro un po' più grande ha bisogno di tanta forza, non sta a perdere tempo a tritare le foglie, conviene riammucchiare le foglie in grandi covoni e poi raccoglierle con la paletta, fare prima, insomma metterle nei bustoni, quello che volete. Quindi il soffiatore aspirafoglie è comodo se avete un po' di tempo da perdere. Se non avete tempo nelle vostre vite perché siete degli hobbisti esigenti o semplicemente non avete tempo da perdere nella vostra vita, e allora soffiatore unico che fa solo il suo mestiere, ossia quello di spazzare via, è molto più veloce. Per quanto riguarda quelli a batteria, non siamo arrivati alla potenza di questi a scoppio, quindi ancora una volta il motore a scoppio per il soffiatore secondo me è il più indicato. Hanno creato comunque dei soffiatori a batteria abbastanza efficienti, però non scherziamo, questi qua spalleggiati da 70 cc e oltre con 4-5 cavalli di potenza sono qualcosa di impressionante. Sentite la forza nelle braccia e riuscite a svolgere dei lavori gravosi in brevissimo tempo. Ora, a parte questo, vi voglio dire, per quanto riguarda i pregi, sicuramente uno dei pregi è il prezzo, perché costa meno della metà degli altri tre, delle altre grandi marche che non vi sto a dire. Makita comunque, quando fa qualcosa di professionale, è una garanzia. Il pregio quindi principale è il prezzo, l'altro pregio è la potenza, il difetto è il peso, il difetto è anche la potenza perché vi serve forza nelle braccia, ha un avviamento molto facilitato,
ok? Sia la partenza a freddo che la partenza a caldo, un bel serbatoio da 1,9 litri di benzina, è un motore 4 tempi, quindi niente miscela, niente oli per la miscela, ma solo benzina e olio motore. Quindi vi basta controllare l'olio motore, ovviamente è un 4 tempi, quindi all'inizio bisogna fare un po' di rodaggio, e poi vi consiglio di sostituire completamente l'olio con l'olio nuovo, quindi lo fate lavorare per le prime ore, poi fate un cambio completo dell'olio e il rodaggio è fatto, e poi potete iniziare a spingere un po' di più. È molto pratico perché ha una guaina in gomma per l'ispezione della candela, il filo dell'acceleratore regolabile, anche esso è trasparente, quindi può essere ispezionato ma coperto. Qui abbiamo un filtro professionale, quindi può essere pulito facilmente. Il circolo d'aria dietro le spalle, grazie a questo zainetto molto imbottito, è il più imbottito che ho trovato finora, riesce diciamo a passare senza surriscaldarvi la schiena. Poi per quanto riguarda il manubrio ha un joystick, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, dove c'è il livello di accelerazione, quindi tartaruga e lepre, il classico, quindi diciamo il senso di velocità, e un tasto per regolare il flusso. Per quanto riguarda il flusso d'aria che sposta, ci sono soffiatori che spostano anche più di 20 metri cubi, 25, però più o meno con la stessa velocità. Questo è dovuto al fatto che hanno un bocchettone più grande. A parità di velocità, più o meno, per aumentare il flusso d'aria che esce fuori, dobbiamo avere un bocchettone più grande. Ci siete su questo? Questo bocchettone è abbastanza stretto, il che può essere utile perché gli altri soffiatori spalleggiati possono essere utilizzati solo come soffiatori spalleggiati, sono abbastanza scomodi. Invece questo, io, quando ho da fare qualcosa di veloce e rapido, lo tengo su una spalla, velocemente, senza stare a imbracarlo, spalla singola, come si usavano gli zaini a scuola. Quindi lo trovo molto versatile. Può essere sia per una grande potenza quando è necessario, ma anche per l'uso più leggero quando avete dei lavori più veloci. Poi l'ultima cosa che voglio dirvi è che la parte mobile è molto flessibile, la parte in gomma che ci permette proprio di operare. Queste fascette comode in acciaio inox bloccano sia l'ingresso che l'uscita. Io per sicurezza ce ne ho messa una in più, in dotazione arriva con due, perché ovviamente se si dovesse stuccare mi stucca il braccio, quindi è importante che sia ben assicurato. Questo è il Makita EB7600 160TH. Anche questo ve l'ho fatto vedere, ma faremo qualche prova spettacolare, più spettacolare in futuro, perché no? Se avremo la fortuna che arrivi un po' di neve o qualcosa del genere, ve lo faccio vedere in funzione in altre situazioni più difficoltose, più gravose. Purtroppo la neve non è ancora arrivata e non lo so se quest'anno arriverà. Già le foglie sono cadute in ritardo, aspettavo che cadessero ottobre-novembre, siamo arrivati a gennaio. Per il resto, amici, come al solito vi lascio i commenti aperti, se avete delle domande scrivetemi, se avete trovato utile o interessante questo video iscrivetevi al canale, mettete un bel like e condividetelo. Il link dell'attrezzo, per chi può interessare, lo lascio in descrizione sotto il video. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e noi ci rivedremo presto. Un saluto e un abbraccio di cuore.